preparare qua un attimo la schermata per farvi scegliere, ovviamente a voi, le scelte da farmi fare, come sempre. Ecco qua, perfetto, ottimo. Gianni sembra Gianni Savastano. Ma no, non è vero. Ottimo, il coso per fare le scelte ce l'abbiamo, bene. Grazie per il cheer. Adesso dobbiamo svolgere delle indagini. Non è che possiamo stare qua a cazzeggiare, voglio dire, tanto per. Ah, eravamo nel campo. Oh, so, signore Dio, eravamo nel campo a fare le risse, Madonna Santa. Avevamo detto al tipo che ci cercava della polizia che noi non abbiamo risposto. Giusto? 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 Ti ho già parlato col tipo qua? Se no devo un attimo rifare la conversazione. Tyler, right? Facciamo un attimo Jackass, la right? conversazione. Giustamente. Some people call me that, yeah. Rifacciamo un attimo al volo la conversazione, tenendo uguale. Avevate fatto come conosci Anna, se non How did sbaglio. you nana me? You're not the type she normally hangs out with. Maybe you're not the type she normally Sì, avevamo hangs questa out qui. with. You ever consider that? Trust me, I have. Dov'è Dicky? Come sei finito qui? Non mi ricordo più. How Penso do you end up in a place like che avessimo this? selezionato None questo. of your goddamn business. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Sì, esatto. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us Ok, to le do that conversazioni interview. erano queste qui. Il terzo Told my sospettato, ne story. ho più di Did good una in by me. realtà, ne ho più di una By di dà sul us. sospettato, And that guy that came sinceramente. after her, Nick, he's solid. Came down here three or four times. Taught me a great Zio, io ti recipe for insegno come fare un bass. po' di salsiccia alla griglia. But you, you're just some asshole. E questi ce l'hanno con me, Dickie's one of ours. ovviamente. Don't think you're Aspetta, getting metto il anywhere game. near this train. So beat it, before I break your Oh, knees. beat it! So Just Dickie is in one of the beat it! trailers. Woo! That narrows down my search. Non dovrebbe suonarmi I need more il cellulare. info to figure out where Dickie is. Tyler set himself up nicely. Ma non mi dovrebbe suonare il cellulare in teoria adesso? No? Forse devo parlare anche con lui, credo. Salve sconosciuto! Sup? You a Sì, friend devo parlare anche JR's or con lui. something? Name's JR, I'm... Wait. You're that fucking reporter! Siamo tutti con me qua! Sono venuto da un secondo! I was. Fucking up everyone's lives. That's a real talent. Former miner. Get the fuck out of my face! Beh, non ha detto di dire oppure. What happens if I don't? I shatter your fucking face. I shatter, micchia! Te la disintegro! You keep bothering me, and I'm gonna stop being nice. Non dà la mano? Strano che non mi sia suonato il cellulare, perché era suonato ieri. Guess that explains how he ended up Ah, here. questo l'aveva licenziato, ok. Coltello da caccia, questo è meglio lasciarlo in pace, questo ci sbudella la vita. A guy who wants everyone to know he's ready for a fight. Sì, ne parliamo, Ain't no one gonna throw Dickie to the wolves, Narc. Possibile nascondiglio? Sì, ma come ci... vabbè, è diventato Pokémon! Le frasche mi ostacolano il passaggio! No, vabbè! No, vabbè, ma dai, scusa, ma si passa un autotreno, zio. No, ma com'è possibile che tu non passi da qui? No, è diventato Pokémon. Adesso ho bisogno di un Pokémon che usi taglio, che le frasche mi ostacolano. Con lui devo parlare forse anche? Che Watch it! paura! The place is full of wood shavings. Why do you have an open flame? Come I don't ieri! remember Che asking for paura your opinion. anche stavolta! Che cazzo! Fair enough. Ma vaffanculo, mi sono preso Kayla, paura di nuovo! what do you want? Mi sono preso paura di nuovo! You seem to enjoy wood sculptures. You'd have to be an idiot not to. And creating something out of Mi sono nothing spaventato di nuovo, and turning it vaffanculo! into something else?
That's as close to real magic as we can get. Ok, dobbiamo parlare con tutti. So, ho preso pure, ma anch'io! È la cosa bella che l'avevo presa anche ieri! I'm looking for a guy named Dickie. Don't know where he is. Sto rifacendo le frasi come ieri e non mi sto a rifar fare di nuovo il test, la statistica anche oggi per le frasi quad di bike ieri. Thing? Loud, goes off road, has four wheels, makes you look like an asshole. Occasionally leaks gasoline and would have burned down the whole camp. E questo è interessante. Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher. Well, I'll see you around. I don't feel like you have to. Ah, ok, adesso è arrivato il messaggio. Arriva quando parlavo con tutti. Perfetto, ora siamo arrivati dove eravamo ieri. Adesso c'è qualcosa di brutto. Si tratta di Dennis, che verranno trovati il cadavere, immagino. Sono una stazione di polizia, non è conversazione allegra come puoi immaginare. Non credo che sospettino di me per il momento. Però, nonostante tutto, ovviamente hai detto di dire non rispondi. Sì, metto la web un po' più in alto. Sì, perché è in basso lì. Ok, adesso possiamo riprendere normalmente il gioco, perché noi effettivamente qua eravamo arrivati, quindi... The clock's ticking. Cops will start looking for me. Ora devo capire dove merda andare. He must have one of those off-road quads. He could still be here right now. Ma posso andare io su? Sì, ma non parlare! Ah, doppia voce! Ho capito, ma io come ci arrivo là, scusami? Cioè, le frasche mi ostacolano il passaggio. E io come merda ci arrivo qua? Là. Qui posso entrare? Non è molto allegro, non per dire. Qui. Ah, è qua, aspetta. Anna? She fits right in. Anna, abbiamo trovato. Bevi nel right dubbio. In. Sconosciuta. And it was going well. It's just I don't know. Hard. It doesn't get easier. Oh. This is Sam. He's a friend. We used to date. That much is painfully obvious. Ma un cazzo, siamo stati insieme. Ok. Yeah, it kind of is. I'm Lynette. What are you here for, Sam? Ah, ok, stavolta, ecco, adesso sta a voi, papere. Tripla scelta, partiamo subito con una scelta tripla. A voi, papere, la scelta. Cliccate per dirmi che opzione devo fare. Boh, ce ne sono più, ci sono più opzioni effettivamente, quindi in realtà penso che ce ne siano più di una valida che da fare qui. Non credo ce ne sia solamente una esatta. Ah no, non è appena finisce il voto, vedo quant'è il risultato finale e poi scelgo. Avete scelto per... perché Nick è venuto qui? Va bene, ci sta, vediamo. Ok, perché Nick è venuto qui? Tyler said Nick came here before. What did he want? He took an interest in my people. He wanted to know their stories. Such as? Sam. Well, the long, sad stories most people do not want to hear. We all stumble during our lives. Knowing how we fall and how some make it out can provide guidance for the future, don't you think? Nick ha parlato di opioidi, capito, va bene. Gli chiediamo dei cannoni o gli diciamo... No, o gli diciamo capito. Gli chiediamo dei cannoni o gli diciamo capito. Ci sono dei cannoni? Come si va a votare? Quando appaiono i puntini sullo schermo devi cliccare, non si può fare da cellulare. Si può fare solo da PC. Credo che andremo abbastanza easy peasy con... le chiediamo dei cannoni, vi vedo molto propensi a chiedergli dei cannoni, quindi... Ok, va bene, direi che gli chiediamo dei cannoni, oramai direi che è abbastanza certo senza bisogno di arrivare alla fine. What about opioids? Did he say anything about that? There are no drugs here, Samuel. To stay, you must remain clean. Sì, dovresti. Riguardo l'articolo di Anna, sai dov'è Dickie. A voi, papere, di nuovo. A voi ancora la palla. Vediamo un po' che cosa scegliete stavolta. La prima, ho capito, dipende dalla votazione. Dipende dalla votation. Anche qua direi che stiamo andando abbastanza easy peasy sul molto semplice sai dove è Dickie. Anche se probabilmente nessuno ci dice un cazzo, quindi sarà dura estrapolare qualche informazione.
Ah, bene, sai dove è Dickie. We're looking for Dickie. Yes, Anna told me. She's not going to help us find him. I do not throw people to the wolves. And you, Sam, are a wolf. Sì, sono un lupo che You've tutti vogliono menare. This is my land. All those who have lost their home are welcome to it. As long as they can follow a few simple rules. Even if Dickie lives on the fringe of our community, he is one of us. One of us. I would think you of all people would understand. Riguardo l'articolo di Anna, a sto punto chiediamoglielo, non ha molto senso andare via subito. I read the article Anna wrote about you and this place. Wait, you read it? When? Nick's fishing shack. Oh. What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed. The world is a cruel place. We all need a touch of kindness in our lives. You're definitely that, Lynette. Thank you, my dear. But don't sell yourself short. Insomma, sono tutti carini qua, tranne io che sono, già mi odiano tutti. Tutti mi dicono che sono uno stronzo, cioè. Did you get your answer, Sam? Donazioni? Già, a voi papere. Possiamo dirgli sì, hai risposto, oppure come ti mantieni con le donazioni? Furti? Estorsioni? Ricatti, eh? Attività spaccio di troca! Ok, direi che gli chiediamo se riceve donazioni oppure fa i furtarelli. Ah 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 ah. What kind of donations? Food and clothes mostly. Sì, certo, certo. Jobs are hard to come by these days. We must rely on the kindness. Potevamo dare i soldi others. Di Nick, così ce la facevamo amici. Kindness comes and goes in waves. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. So Dickie lives here, but his place should be isolated from the others. Sì, ma quindi in sostanza io sono entro in casa la signora e gli cago per terra. Gli cago per terra, stronza. Griglia da barbecue. I need to find out where Dickie's hiding. Madonna santa, non mi posso muovere da quest'area. Che cazzo? Ho capito, Dickie sta qua in giro, ma dove cazzo sta? Cioè, non c'è. Cerchiamolo, sarà magari è sotto l'acqua che sta facendo un bagno? Ma io da qua non mi posso, no, posso in nascondiglio. Non ci posso arrivare, Dio svizzero. Come ci arrivo là? Mi arrampico e non ci arrivo. Come merda faccio? Dove merda sta quello stronzo? È qua nel camion lo sgamato. Lo sgamato è qua. Aprite, polizia. Non posso, no, non posso salire. Qualche parte deve essere per forza qui da qualche parte. Io non mi posso muovere. Looks like it was finished recently. Why a bear? Fatti i cazzi tuoi, non far domande. Già sono tutti pazzi, assassini. Non... Secondo me è qui nel cesso. No, non è vero. Si nasconde. Dove cazzo sta Nicky? Dicky. Potrebbe essere qua, adesso mi fa entrare, mi fa vedere. No, non posso ancora vedere qua. Nell'armadio? No. Nel frigo? Dickie, che cazzo è? Dead by Daylight? Eh? È diventato Dead of Night? Makeshift ashtray. Probably keeps down on fire. Fai botte, non posso fare annunci col tipo, proprio, non posso fisicamente. Dove cazzo... Sta ai margini. Ma non me li fa visitare i margini, è stronzo. I margini non me li fa visitare. Quindi ho nascosto tipo sotto al letto. Aspetta, qui c'è una roulotte non apribile a quanto pare, non apribile. Starà anche ai margini, ma non me li fa visitare, ma non si incastri nell'orso. Non mi fa andare! Ci sono. Mi dà tanti possibili nascondigli, ma non me li fa vedere. Oramai è diventato giorno qua. Come faccio? È lì. Così. È lì. That's Tyler's. Dickie's supposed to be off, away from everyone. Va bene. Quindi come. È qua, ok.
E come entriamo con il bodyguard davanti? Ain't no one gonna throw Dickie to the wolves. Sì, le dispiace se entro un attimo a pisciare, no, eh? Sì, anche se fosse qua, cosa facciamo? Capito? Cioè, come faccio? Scusami. Anna non mi fa entrare. She fits right in. E come Anna faccio a entrare? Right, i maschi abbiano più diritto. Ma perché cazzo? Ma dov'è sta cagata? Annette, so dov'è. Fammi entrare. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. Io come merda faccio a entrare lì? Scusami. Mi ha detto è qua. Vabbè, ma io come ci glielo rubo? Gli rubo il camper? Che cazzo devo fare? Scusami. È lì, è qua. There's a quad, but Dickie's supposed to be in a trailer. Ah, quindi cioè io seleziono così a caso, lo vedo e dico è lì. Quad, isolated. Someone lives here. That's where Dickie's hiding. Time to pay him a visit. Ma non era chiarissimo però il sistema di selezione. Adesso mi fai andare su di qua. I only know you by reputation, and what I know I don't like. Ma che ti ho fatto? You don't get to just gallivant around here however you damn well please. So back the hell off, or I will fuck you up. Ma che cazzo? Oh ragazzi, dobbiamo andare da Dickie, mi raccomando, per favore, scegliete bene, non facciamo a botte. Dobbiamo andare da Dickie, ragazzi, non facciamo a noci col tipo che c'ha anche un coltello lungo così. Vabbè, come non detto, perfetto, ottimo, avete capito tutto. Va bene, va bene. Oh, il popolo ha scelto, cazzo ti devo dire. Va bene, facciamo a botte col tizio con un coltello così che ci scuoia come un cervo il giorno, come un tacchino il giorno del ringraziamento. Scarier man than you have tried. You should get out of my way. I'll crack your skull wide open, you little bitch. Hey man, this guy ain't worth it. Just forget him. But if he doesn't get the message soon, I'll help you work him over. E come cazzo ci arrivo lassù? Ho capito, ci sono I pass these two if I want to reach Dickie. E come I faccio? Need to get them to look away from his trailer. Ho capito, come faccio? Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction. Un diversivo. Opposite end of the camp. They'd have their backs turned to me. But I still need a place to hide. They'd suspect me right away. Cabin stands right in the middle of the camp, far enough from everyone for them to not notice me. Close enough to reach Dickie before they come back. It'd be my best shot. I have a plan. All that remains is to figure out the details. Lo facciamo alla Conan? Facciamo alla Conan? If they're in a panic, they might not see me hiding under this. Sotto al tavolo è un'opzione. Shovel, hose, bucket. Nothing useful, okay. But there's enough room to hide in here. Qua mi sembra il posto migliore, sinceramente. Ma a me mi sembra il posto migliore qua. A quanto pare ho anche altri nascondigli da selezionare. Qua sotto al tavolo non ci entro neanche. Cioè. Selezioniamo altri nascondigli per costruire il piano d'assalto. Mi nascondo dietro a Tyler. Se starò dietro a Tyler, Tyler non mi vedrà. Mi nascondo dietro a Tyler, vai! Dove... Vabbè, non è che vedo molti altri piani, Do fuoco all'accampamento, così, alla vecchia. E come lo crea un diversivo? Scusami, che faccio? Vado a esplodere una padella? Magari qua ci sono altri posti dove posso nascondermi, Dietro l'orso, un'idea in effetti, vediamo subito. Oddio, cioè non pensavo che dietro l'orso mi potesse coprire, però un'idea, un'idea. If
With all the flammable lacquer and varnish, this thing catching fire is sure to divert attention. Quindi io do fuoco al campamento. No one should get hurt, but there will be lots of chaos. I just need to work out the exact details. Brucia la statua, ok? Direi che ho bisogno di questo, no? La candela direi che va bene. No, a quanto pare non è vero. No, no, pensavo fosse sempre... come la brucio la candela, la statua? Mi serve un combustibile. Siamo dati alla piromania più totale. Non è che posso prendere un pezzo di fuoco qua e portarmelo in giro, perché sarebbe un problema. Uso Kyla come combustibile. Tyler è qui di spalle, magari non mi vede. Vediamo se trovo qualcosa di utile qua dentro per dar fuoco alla statua. Probabilmente il posacenere potrebbe essere una sigaretta spenta male o... Vediamo nel posacenere, magari può essermi utile il posacenere. No, un cazzo di niente. Not a concern. Sand is effective against fire, but not that effective. Ok, quindi no, col cazzo di niente. Coltello da caccia, lettera. Ma questo mi vuole tenere lontano, io entro qua. Ma c'è un sacco di cose con cui, scusami, potrei dare fuoco a quella roba lì. Perché cazzo devo mettermi tutti sti problemi, scusami. Posso dar fuoco con qualsiasi cosa qua, cioè... Ah, vabbè... I truccioli vanno benissimo per prendere fuoco. Anche la vernice lacca va bene, ma i... Ah no, proprio la vernice lacca, vaffanculo. It won't take long for the fire to reach those, and when it does, they'll go up in flames in a second. Need to account for that. Ok, quindi... Scatola di fiamme, non l'avevo neanche vista la scatola. Ma quanto imboscata era sta cazzo di scatola di fiamme? If I lit the wood shavings, the varnish on the statue would catch fire. Non è che rimane molto, Non è che rimanga molto da selezionare, cioè, voglio dire. These shavings would be perfect kindling. Vabbè, devo trovare un diversivo per passare. Varnish. Can's empty, probably used on that statue. Very flammable stuff. Non è che c'è rimasto molto da selezionare in questa area, cioè voglio dire. Meno che c'è roba che io non vedo, ma non mi sembra proprio. No, basta, che cazzo. I can get the fire going, but it won't do any good if they put it out right away. Quindi I need to check for ways they could put it out. The fire needs to burn long enough to distract. Ma stiamo dando fuoco alla foresta. Don't want to see the whole place go up in flames. Merebus, grazie mille per la sub, benvenuto tra le papere armate. Ho bisogno di qualcosa, devo togliere tutte le loro possibili tecniche di spegnimento del fuoco. Certo, hanno un intero lago e potrebbero usare dei secchi, però vabbè, prosciughiamo il lago. Prosciughiamo il lago prima di passare al piano. Questa è una ciotola d'acqua, potrebbero usarla. Qui c'è un lavandino con dei detergenti. Quindi che cazzo... Ah, questa? No, questa è una pompa elettrica, non dell'acqua. Dove cazzo... L'avevo vista? Non c'era una pompa dell'acqua qui in giro anche. Eccola qua. If I sabotage Lynette's old hose, she'll have to find something else to put the fire out with. Quindi come la posso sabotare la manichetta, però, scusami. Per sabotare la manichetta mi sembra, non so, una cesoia, qualcosa da tagliare, che cazzo... Dovevo trovare una cesoia, qualcosa per tagliare la manichetta, come faccio, se no, scusami. C'è un lavandino alla foresta, non stiamo a cavillare sui dettagli. Sì, ma come faccio a sabotarla, scusami... Ah, bravo, il coltello non è una brutta idea, può essere utile per tagliare la manichetta, e non pensavo di dover fottere la roba. No, non me lo fa prendere, in realtà non me lo fa prendere. Evidentemente non... come pensavo io, non mi fa prendere gli oggetti tenuti dagli altri, non so perché, ero convinto anch'io di dover trovare... Vediamo un attimo in cucina se troviamo qualcosa di utile per tagliare la manichetta. Io dico tagliare, ma in realtà non è che per forza... La dobbiamo sabotare tagliandola.
qua non sembra esserci nulla di utile. Ma puoi nasconderla e basta? Oppure devo no, sono tutte girate di spalle. Basterebbe nasconderla, esatto. Non penso ci voglia uno studio così approfondito per capire come. No use. They won't let me anywhere near. Non hai capito, ma non voleva andare via. Vediamo nella tenda della tipa. Magari la tenda della tipa trova qualcosa di utile. È l'unico posto che praticamente non abbiamo ancora visto. Banco da lavoro. Attrezzi. Oh, banco da lavoro. Un cazzo. Attrezzi. Una padella, non mi serve una sega. Allora, che cosa possiamo fare qua? Non è che possiamo farci molto neanche qua. Sono in un momento di stallo. Devo capire come nascondere la manichetta, ma non è che mi stia dando tantissimi indizi per capirlo, eh. La tizia ti presta il coltello, dici? È plausibile. No, mi fa solo parlare. Mi fa solo parlare in realtà. Anna e la tipa non mi cagano. Se, no, lei non può solo parlarci. Vediamo se trovo qualcosa qua, un po' imboscato magari da qualche parte. Altalena non la posso usare. No, la tizia non mi presta il coltello purtroppo, a quanto pare non me lo presta. Tenda, filo. La sabbia, no. Penso che. Ma non penso di poterla fottermi nel secco di sabbia, darei abbastanza nell'occhio, difatti. Posso. No use. They won't let me anywhere near his trailer. Mica, non mi posso neanche avvicinare. Quelle tre quarti d'ora che sta facendo pesi, sta avendo un crampo al braccio. Cosa di utile nei bidoni. Ma come, scusami? Ma il bidone non ha il fondo. Ma il bidone non ha il fondo, scusami. Ma come? E come fai a raccogliere? Scusa. Metti il sacchetto, oh, vabbè. Il bidone senza fondo. Il cacciavite della tipa sul banco da lavoro. Non credo mi fa prendere gli oggetti dalle tende altrui. Il bidone è interrato. Ah, l'ho visto. Non me le fa prendere. Non. Neanche volendo. Quindi. Allora. Un modo lo troverò. È impossibile che non ci sia un modo. Scusami, devo sabotare la manichetta. Assicurati che il fuoco non sia spento troppo presto. Ho capito, però. Vai vicino il lago. Vediamo se trovo qualcosa di utile. Attualmente vicino al lago. Ah, ma è collegata qui! Ah! Ma sei stronzo, è collegata qua la pompa dell'acqua, scusami. Scusa, lì è collegata la pompa dell'acqua, al lago! Scusa, dovrò sabotare questo. Scusa, è qui? Ah, perché mi vedono, dici? Eh beh, abbastanza, non girate verso di me. Però il tubo arriva fino a qua. E che devo fare? La tappo? Che cazzo? Qualche papera, va a vedere che merda devo fare, perché... No, non ho un inventario per prendere le cose. Marche Papera, va a vedere un attimo che merda devo fare, perché sono un attimo confuso. Marche Papera, scriva su Google manichetta dell'acqua di merda, come sabotarla, perché sto un attimo andando un po' nel pallone qua. In tasca con uno stronzo ci sarebbe un'idea. Non so che cazzo... Che cazzo devo usare? Non è che mi stai dando tantissime opzioni, eh? Che merda. Furgoncino? Ma questo? O quell'altro? I saw a fire extinguisher in here earlier. If Tyler gets it, the fire might not burn long enough for me to reach Dickie. Capito, ma io che cazzo ne sapevo? If I hid Tyler's keys, it'd take him longer to get the fire extinguisher from his trunk. Prendi le chiavi, tanto mica ti vede, scusami. I've got everything I need, but I won't be able to do it by myself. Io pensavo di dover interagire col tubo dell'acqua. Che cazzo ne so? Ha detto dobbiamo sabotare la manichetta. Io pensavo di trovare un modo, non l'estintore nel furgoncino. Ma che cazzo, cioè, ma come facevo? Hey, Anna,
Can I have a quick sidebar? Anna, dobbiamo dar fuoco alla foresta. I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Lynette isn't gonna be any better. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. What exactly are you planning? Ah, minchia, ecco qua il palazzo di cristallo per ricostruire distraction to get to Dicky. Tutto l'evento. Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work, but it's critical I wait for Anna to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. Tutti ti hanno costruito. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to put the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickie's trailer unnoticed. Ok, sono convinto che mi perderò tantissimo nel fare tutta questa manovra, però... Ah beh, forse... Allora, prima cosa deve fare Anna? Allora, Anna, prima cosa... Nasconde le chiavi del furgone. Ok, sto ricostruendo tutto, quest'uomo ha la mente... Poi... No, aspetta, forse deve rompere la manichetta, eh? No, non abbiamo detto che... No, ammetto che deve rubare le chiavi della furgone, abbiamo detto. Poi... Amica, c'erano tante Anne. Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long. Ah, ok, è qua, aspetta. Ma che... Aspetta un attimo. Dove mi nascondo? Mi nascondo dietro... Io direi dietro la tenda qua. Direi dietro la tenda. E qua, quando devo uscire, quando uscire, dopo JR, quando l'incendio divampa, una volta solo. Come una volta solo? Una volta solo metto. Differently based on what Anna does. I need to keep it in mind. Dopo JR, allora. Ah, dopo JR facciamo. Io pensavo che una volta solo si intendesse quando gli altri due erano già andati là. No, non era chiarissimo il discorso. Sì, tutto bene, patato, grazie.